Sono Don Giuseppe Rapita, direttore della segreteria pastorale della Conferenza Episcopale Siciliana, che ha organizzato questo convegno sull'enciclica Fratelli Tutti in collaborazione con la Facoltà Teologica di Sicilia e con il Dipartimento Cultura e Società dell'Università degli Studi di Palermo. È un incontro che abbiamo preparato nel tempo, programmato prima della pandemia, poi ovviamente è stato rimandato e quindi adesso finalmente è arrivato il momento di dare inizio al nostro incontro per l'alleggerimento delle visure. E allora, per evitare occupare troppo tempo, io do subito la parola a Monsignor Domenico Mogavero, Sua Eccellenza il Vescovo di Mazara del Vallo, che è Vescovo delegato per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, mentre la professoressa Irina Perlito, che è la direttrice dell'ufficio regionale, si scusa ma non è potuta essere presente per motivi di salute. Quindi diamo subito la parola a Monsignor Mogavero. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro importante e significativo appuntamento. Alle autorità presenti, in particolare a Sua Eminenza il Cardinale Cristóbal López Romero, Arcivescovo di Rabat, Amministratore Apostolico di Tangeri e Presidente della Conferenza Episcopale Regionale del Nord Africa. A Sua Eccellenza la professoressa Rajaa Naji Mekaoui, ambasciatrice del Regno del Marocco presso la Santa Sede, grazie per essere intervenuta, Eccellenza. Alla dottoressa Francesca Di Giovanni, sottosegretario per il settore multilaterale della sezione per i rapporti con gli stati della Segreteria di Stato della Santa Sede, al professor Leo Luca Orlando, sindaco di Palermo, al professor Massimo Midiri, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, al professore Fra Rosario Pistone, il padrone di casa che ci ospita in quest'aula magna della Facoltà Teologica di Sicilia, all'imam della moschea di Palermo, lo sceicco dottor Badri Al-Madani. Grazie a tutti e buon lavoro. Ecco, non li enumero tutti le autorità presenti, però poi man mano nel corso degli interventi avremo modo di vederli in viso e di poterli salutare e onorare. Il convegno regionale che ho l'onore di aprire ha per tema, come ben sapete, l'enciclica Fratelli Tutti, ed è promosso dall'Ufficio regionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza Episcopale Siciliana, con gli apporti qualificati della Facoltà Teologica di Sicilia e dell'Università di Palermo. Ringrazio il preside, ringrazio il magnifico rettore, il professor Davenia e il professor Cometa, che non è presente quest'oggi qui. Questa iniziativa vuole rappresentare un apporto interistituzionale tra realtà diverse per ispirazione, natura e finalità, ma accomunate da principi e valori condivisi. Lo scenario che fa da sfondo a questo nostro convenire è il mare Mediterraneo, habitat di chiese, fedi e culture che pur nella loro diversità rappresentano il tessuto connettivo di un bacino che unisce e non divide, perché a ben vedere, anche solo da un punto di vista geografico, le due sponde di questo mare si guardano, si toccano, si abbracciano. Proprio la singolare fisionomia del Mediterraneo ha incuriosito e affascinato quanti hanno voluto indagarne la verità recondita. Cito alcune tra le intuizioni più espressive, c'è una letteratura infinita sul Mediterraneo, caratterizzate da allettanti punti di contatto. Franco Cassano, sociologo, scrive così: quel nome, Mediterraneo,
parla di un mare che separa e unisce, che sta tra le terre senza appartenere in esclusiva a nessuna di esse, che resiste a ogni desiderio di annessione, un mare che si rifiuta di rinchiudere la propria inquietudine nella fissità di una scrittura maiuscolo, di un libro sacro, nella sacralità assoluta e definitiva di un testo. In questo suo essere di tutti e di nessuno, il Mediterraneo è quindi allergico a tutti i fondamentalismi. È una descrizione piena di asimmetrie, come si può ben vedere, che rivelano una identità enigmatica e magmatica insieme di questo mare. Una realtà affascinante e sfuggente nello stesso tempo, un ambiente di tutti e di nessuno, una complessità che impedisce a chiunque di asservire il Mediterraneo ai propri interessi e che fa di esso il crocevia ambito, il ponte che alimenta relazioni, il rifugio accogliente di chi è in ricerca. Con un'immagine suggestiva è stato descritto da uno dei padri e profeti del Mediterraneo, il nostro Giorgio Lapira, descritto come il grande lago di Tiberiade sul quale si sono adagiate le tre grandi religioni monoteistiche, ebraismo, cristianesimo e islam. Un altro cultore di questo mare, Fernand Braudel, storico attento del Mediterraneo, così lo dipinge. Che cos'è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. E qui, oltre alla sintonia con Cassano, pare di avvertire una contaminazione letteraria da Pirandello, uno, nessuno, centomila, che sicuramente accomuna la poliedricità del Mediterraneo con la multiforme sfaccettatura della nostra identità siciliana. E ciò rappresenta un ulteriore elemento che giustifica in qualche modo la doverosa ma incompiuta sintonia con questo mare di noi siciliani, ma non solo. Se poi si guarda all'abbraccio stretto tra mare e terra, si evidenziano le sponde che costituiscono come la linea della loro congiunzione e separazione. Esse sono più di un segno di demarcazione. Sono la rappresentazione plastica di una visione del mare non tanto come bacino di acque che dividono, quanto piuttosto come ambiente acquatico che avvicina le sponde che lambisce. Non si tratta, ben inteso, di una rappresentazione astratta, quanto piuttosto di una epifania fortemente evocativa che punta a rilevare non ciò che separa, ma l'elemento che collega e mette in comunicazione. In altre parole, il Mare Nostrum non si colloca tra terre estranee e guardinghe sulla difensiva, ma al contrario genera coste imparentate perché dirimpettaie e probabilmente somiglianti. A tale riguardo, la ricca letteratura che attraverso il pensiero, diremmo oggi, euro-mediterraneo, dà quasi una identità ipostatica al Mediterraneo che si rivela un mare sempre più paradossale. Tra i tanti che ne hanno indagato il profilo, mi piace particolarmente quanto scrive Predrag Matijević, letterato dissidente slavo, candidato al Nobel per la letteratura nel 2016, nella sua opera più nota, Breviario Mediterraneo. Scrive questo nostro autore: l'estensione dello spazio, la peculiarità del paesaggio, la compattezza d'assieme creano l'impressione che il Mediterraneo sia a un tempo un mondo a sé e il centro del mondo, un mare circondato da terre, una terra bagnata dal mare. E di questo mondo l'autore traccia dei confini che tali non sono, perché ricorre tra l'altro, e non solo, è un testo particolarmente poetico e fascinoso,
ricorre alla vegetazione per circoscrivere i contorni del Mediterraneo. Infatti, nella sua visione fantastica e fascinosa, le frontiere vere del Mediterraneo non sono le delimitazioni geografiche delle nazioni o le acque territoriali di esse, ma l'ulivo, il mandorlo, il fico, il melograno. Scrive lui, sto parafrasando, fin dove va il fico senza diventare selvaggio è il Mediterraneo. Fin dove va il melograno senza diventare acido è il Mediterraneo. Fin dove va l'olivo e sull'altra sponda la palma è il Mediterraneo. Questo contesto marino, così ricco e sfuggente insieme, seduce o respinge? Non ci sono terze posizioni. Nello specifico, richiama un assioma di Publio Terenzio Afro, grande letterato della sponda sud del Mediterraneo, vissuto nel secondo secolo a.C., che ritengo si possa applicare al rapporto con questo continente, l'ha così definito l'amico Orlando a Firenze. Un continente, e in questo continente, scriveva Publio Terenzio Afro, lo cito in latino e poi per chi non ha familiarità con questa lingua ne do anche una traduzione, scusandomi per la traduzione che do. Homo sum, umani, nil, a me, alienum puto. Sono uomo, niente di ciò che è umano ritengo a me estraneo. Mi sono un po' attardato a ascoltare le acque parlanti di questo mare, proprio perché da esse si staglia un profilo antropologico dai contorni chiari e forti che si impongono all'attenzione e alla riflessione di quanti hanno a cuore la causa della fraternità, della giustizia e della pace, a noi qui convenuti con particolare riguardo e impegno. Il nostro convegno pertanto guarderà al Mediterraneo, alle chiese, e qui abbiamo il presidente delle chiese del Maghreb, e alle fedi che in esso si affacciano, con l'obiettivo di dare slancio al dialogo tra le culture e le religioni, come recita il sottotitolo del nostro convegno. Dall'osservatorio privilegiato della Sicilia e di Palermo, città cosmopolita, interculturale e interreligiosa quasi per vocazione, prendendo le mosse dall'enciclica di Papa Francesco, si confronteranno come relatori esponenti qualificati del mondo cattolico e di quello islamico. Da Fratelli Tutti, lo ricordiamo, pubblicato il 3 ottobre 2020, probabilmente, è bene sottolinearlo, è il terzo affresco di un trittico di chiara intonazione francescana, preceduto dall'enciclica Laudato Si, pubblicata il 24 maggio 2015, e dal documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 dal Papa e da Ahmad al-Tayeb, grande imam di Al-Azhar. Questo documento, di rilevanza storica impensabile, il documento sulla fratellanza, ha numerosi richiami e risonanze nella Fratelli Tutti, come il Papa stesso esplicitamente scrive al numero 5. Questa enciclica, dice Papa Francesco, raccoglie e sviluppa grandi temi esposti in quel documento che abbiamo firmato insieme. Volendo delineare il contesto dei preziosi interventi che scandiranno queste nostre due giornate di riflessione e di progettazione, richiamo qui alcuni passaggi iniziali dell'enciclica per offrire, nella logica della sintassi musicale, l'equivalente dell'ouverture di un'opera lirica o il leitmotiv di un brano sinfonico. Il primo frammento riguarda l'essenziale di una fraternità aperta, numero uno di Fratelli Tutti, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita. Il secondo frammento lo traggo dal numero 3 e si ispira all'incontro di San Francesco con il sultano Malik al-Kamil,
San Francesco, scrive Papa Francesco, andò a incontrare il sultano col medesimo atteggiamento che esigeva dai suoi discepoli, che senza negare la propria identità, trovandosi tra i saraceni o altri infedeli, non facciano liti o dispute, ma siano soggetti a ogni creatura umana per amore di Dio. In quel contesto era una richiesta straordinaria. Ci colpisce, commenta il Papa, come 800 anni fa Francesco raccomandasse di evitare ogni forma di aggressione o contesa e anche di vivere un'umile e fraterna sottomissione pure nei confronti di coloro che non condividevano la loro fede. Ripeto, fratelli tutti, numero 3. Terzo frammento, dice l'anelito universalistico del documento, che pur scritto da un Papa, si rivolge alle persone di buona volontà, nessuno escluso, per dare forma, cito, a un nuovo sogno di fraternità e di amicizia sociale che non si limiti alle parole. Sono espressioni che delineano un'utopia, nel senso che a questo termine è dato masomoro, cioè nella proposta di un ideale e nella presentazione di un modello. Auspica perciò Francesco. Sogniamo come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli, fratelli tutti numero 8. A questi frammenti, e mi avvio verso la conclusione, aggiungo una citazione del re del Marocco Mohammed VI e due brevi citazioni del Papa, due ulteriori citazioni del Papa. Nel discorso di accoglienza a Papa Francesco in occasione della visita in quel paese, il re ebbe a dire, tra l'altro, il dialogo basato sulla tolleranza ha richiesto un tempo molto lungo e articolato senza tuttavia raggiungere il suo fine. Le tre religioni abramitiche non esistono per tollerarsi, per rassegnazione fatalistica o accettazione altezzosa. Esse esistono per aprirsi l'una all'altra e per conoscersi in una coraggiosa gara per farsi del bene a vicenda. Fin qui le parole del re. Questa la risposta di Papa Francesco nella stessa occasione. Un dialogo autentico ci invita a non sottovalutare l'importanza del fattore religioso per costruire ponti tra gli uomini e per affrontare con successo le sfide precedentemente evocate. In questo spirito abbiamo sempre bisogno di passare dalla semplice tolleranza al rispetto e alla stima per gli altri. Così intesa, la costruzione di ponti tra gli uomini, dal punto di vista del dialogo interreligioso, chiede di essere vissuta sotto il segno della convivialità, dell'amicizia e ancor più della fraternità. E nel discorso all'incontro di riflessione e spiritualità Mediterraneo Frontiera di Pace del febbraio 2020, il Papa riprese: il Mediterraneo ha una vocazione peculiare, è il mare del meticciato, culturalmente sempre aperto all'incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione. Queste ultime parole, citazione da un articolo di Lapire. In questa prospettiva, i nostri lavori si propongono di individuare obiettivi e linee operative per tradurre nella vita delle comunità cristiane le aspirazioni e le attese di dialogo, di fraternità, di giustizia, di solidarietà e di pace sempre più diffuse in questo nostro tempo, così travagliato da spinte disgregatrici di violenza odiosa e folle e di ostilità fratricida. La scandalosa guerra che sta devastando l'Ucraina, seminando morte e distruzione, ne è una testimonianza eloquente e ne amplifica l'inascoltato grido di pace. Questo convegno, concludendo il quinquennio del mandato dell'Ufficio regionale per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso, intende fare sintesi del lavoro svolto in questi anni, nonostante le chiusure e gli impedimenti imposti dalla pandemia. E consegnerà questa sintesi al nuovo ufficio regionale
affinché sia consolidato il cammino avviato, proponendolo per una più diffusa e convinta condivisione alle chiese locali, non sempre purtroppo sintonizzate sull'ecumenismo e il dialogo interreligioso, quali dimensioni essenziali delle nostre comunità ecclesiali. Mentre rinnovo il mio ringraziamento agli illustri relatori che si alterneranno in questa sede oggi e domani, e il mio ringraziamento a quanti avete risposto così generosamente al nostro invito, auguro a tutti buon lavoro. Adesso passiamo ai saluti istituzionali, e iniziando dall'Arcivescovo di Palermo e Gran Cancelliere di questa facoltà, il quale non può essere presente per motivi istituzionali, per cui ha mandato un video messaggio che adesso insieme guardiamo. Vorrei essere con voi, ma purtroppo non mi è possibile perché mi trovo in questo momento a Reggio Emilia per ricevere il premio per la pace che la città di Reggio Emilia con Caviago ha pensato di affidare a me, il premio Giuseppe Dossetti, per questa 13ª edizione. Però lo vedo anche come un evento che dice una bella coincidenza. E ci ritroviamo per riflettere sulla Fratelli Tutti di Papa Francesco, sull'esigenza di un dialogo tra culture, tra religioni, e certamente la finalità è unica, quella di far sì che la casa comune sia una casa fraterna, dove non prevalgano i muri, ma invece la diversità culturale, la diversità di fede, di religione, sia invece una ricchezza. E per questo sono veramente grato alla Conferenza Episcopale Siciliana e in modo particolare a Monsignor Mogavero, così come sono particolarmente grato anche al nostro rettore magnifico, il professor Midini, perché oggi insieme alla nostra facoltà teologica abbiamo l'opportunità di ritrovarci, insieme su questo campo che è promettente. È vero, è la sfida del dialogo tra culture e religioni, ma noi siamo qui, a partire anche da questo grande documento che Papa Francesco ci ha consegnato e dove ci ricorda che la via è quella di ritrovarci come fratelli, e per questo tutti i processi che possono sostenere anche una fraternità universale sono oggi da promuovere. E da questo punto di vista penso che il ritrovarci qui sia a livello di riflessione teologica che culturale può essere oggi una vera e propria risposta a questa istanza, a maggior ragione in un momento in cui comunque si pensa ancora di abitare la casa comune alzando muri. È sotto i nostri occhi questa tremenda guerra che sta riportando alle nostre coscienze realmente questo problema, questa realtà nefasta che le culture ancora si pensano in una dimensione di concorrenza, se non addirittura, come sotto i nostri occhi appunto, in una dimensione di guerra. Allora vorrei ringraziare tutti, salutare tutti, a cominciare proprio dal Rettore Magnifico e da tutti i rappresentanti delle istituzioni. Ringrazio Monsignor Mogavero, ma mi permettete anche di ringraziare particolarmente tutti i relatori che permetteranno in questi 2 giorni
di poterci fermare, perché anche noi possiamo contribuire, le nostre realtà possono contribuire a questo dialogo necessario, urgente tra culture e religioni. E ne vorrei approfittare per dire anche che sono ben felice perché possiamo vedere in atto un altro, direi, luogo dove il dialogo tra istituzioni, il dialogo soprattutto delle chiese di Sicilia e della facoltà teologica delle chiese di Sicilia, che può esprimere con l'Università di Palermo. Vorrei ringraziare particolarmente proprio il Dipartimento Culture e Società, che oggi sta permettendo la realizzazione anche di questo evento. In particolare vorrei ringraziare il professor Cometa. Auguro a tutti un buon lavoro. Vi posso assicurare che con il cuore sono anche lì, ma penso di poter essere qui a Reggio Emilia anche a nome di tutti, perché se questo premio è stato consegnato al vescovo Corrado, lo è perché stiamo lavorando tutti verso questo orizzonte di dialogo e di una fraternità che sentiamo come responsabilità di portare avanti a nome dell'intera famiglia umana. Adesso diamo la parola al magnifico rettore dell'Università di Palermo, il professore Massimo Miliri. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono veramente molto onorato di portare il saluto dell'Ateneo che ho l'onore di rappresentare. Innanzitutto mi piace di dare il benvenuto ai nostri ospiti che ci raggiungono da più parte del mondo, un convegno che credo veramente essere di grandissima importanza. L'università crede fortemente nel messaggio di integrazione, di scambio interculturale. E per il nostro Dipartimento di Cultura e Società, presentato il professor Cometa, che oggi non è presente perché ancora sta lavorando a Zurigo per il corso di studi, insieme al professor Ravena, che è il coordinatore del corso di laurea dell'Università di Regione, hanno voluto fortemente realizzare questo convegno, contribuire all'edizione di questo convegno. Perché riteniamo che l'università debba essere un luogo non soltanto di cioè non deve essere soltanto un posto in cui avviene l'elaborazione del pensiero, in cui avviene la crescita, ma deve essere essa stessa un posto, un luogo fisico, dove le differenze culturali, le differenze religiose, le differenze di sesso non devono esistere. Questo è un po' il nostro mandato, noi ci crediamo molto e devo dire che ebrei, musulmani, cattolici, cristiani lavorano ogni giorno a fianco, dimenticando la loro provenienza, e questo lo stiamo oggi sentendo in maniera molto particolare. Eccellenza Morale ha ricordato questa situazione della guerra in Ucraina, noi la stiamo vedendo moltissimo, abbiamo fatto accoglienza, abbiamo fatto indogni per studiare assieme russi e ucraini. Dimenticando che questo per noi è stato un momento fondamentale, un momento veramente straordinario. E questo va ancora. Quindi io ovviamente mi sono grato per considerare l'università in questi processi culturali, noi ci siamo e ovviamente siamo pronti, disponibili a future collaborazioni. Quindi ovviamente da parte mia i migliori auspici per un ottimo convegno. Grazie. Palermo, città accogliente dove coesistono tante culture e anche religioni. Allora, il nostro sindaco, professore Orlando, ci porge il suo saluto. Grazie per questo invito, un grazie al signor Vocabolo e alla conferenza culturale siciliana, grazie alla portata che ci ospita. Se mi consentite, fra tutti, un saluto al cardinale Giacomo Bergoglio, qui presente, accanto all'ambasciatrice Marocco, in una vicinanza che mi porta a ricordare che il 2, 4 e 5 di giugno il nostro Teatro Massimo sarà a Marrakech. Per me che me ne fosse bisogno,
come diviava anche come Teatro Marzo, poi insomma presidente, questa dimensione di scambio culturale. Ma voglio anche dire, c'è un saluto al Madame che fece un dono alla città di Palermo, consentito di stare in cercavo di collegarmi, faccio danno. Con straordinaria attenzione alla vita della città. Siamo qui per mettere intorno reciprica di tutto. Mi sarà consentito fare alcune considerazioni di merito che riguardano anche il contesto di spazio e tempo. Tanto in continuità con la lato C, per continuità con l'idea che viviamo fratelli ma in una casa comune. Quindi credo che avere prima individuato la casa consente molto facilmente di parlare di fratelli. Dal punto di vista della collocazione dello spazio, questa enciclica Fratelli Tutti, a me piace collocarla nel Mediterraneo. E, come veniva prima detto, come detto anche a Firenze, in occasione degli incontri dei vescovi con i sindaci del Mediterraneo, il Mediterraneo non è un mare che divide, ma un continente di acqua che unisce. Per questo io uso mai l'espressione euro-mediterraneo, perché non si comprende perché euro non ha comunità, perché euro non ha comunità. Il Mediterraneo è un continente piccolo, un continente di acqua, che non è neanche uno spazio geografico chiuso. Potremmo scoprire che nel Mediterraneo ci sta benissimo Haiti o le Maldive, Senegal piuttosto che l'India, perché è una condizione dello spirito, una condizione valoriale. È una condizione valoriale che trae forza dall'essere la culla delle tre grandi regioni mondiali del mondo, quindi ha un motivo particolare che si possa candidarsi ad essere nel bene e nel male. Non dimentichiamo delle interessanti delle crociate, nel bene e nel male possa essere un punto di riferimento per il mondo intero. E tutto questo si colloca nella realtà di Palermo, che grazie alle sofferenze delle vittime della mafia ha scoperto l'importanza della legge, e grazie alle sofferenze dei migranti ha scoperto l'importanza dei diritti. Siamo passati dalla città della legge alla città dei diritti, che mi sembra che sia il cammino straordinario che questa città voglio ricordare in questo momento, se è vero come è vero, che siamo a 30 anni della fine dell'aggressione istituzionale della mafia, iniziata con il procuratore Scaglione, passata con il presidente Mattarella e arrivati alle stragi di Capaci e via D'Amelio, ma che questo ha chiuso una fase che ha consentito però, liberando Palermo dal governo della mafia, ha consentito però di sviluppare i semi dei giri. 93, non più 15, è il passaggio di passo dalla legalità del diritto alla legalità dei diritti. Non più 15, a differenza dei nomi che ho citato, non combatteva la mafia. Ma la mafia ha avuto più paura delle parole di un sacerdote di periferia, di un parroco di periferie, che non la paura delle armi di poliziotte del testo della passata. Ed è lì iniziato un percorso di recupero dei diritti. Sto parlando di Fratelli Tutti, di diritti, che parte dal riconoscimento del bilancio onorario di Palermo e condannati a morte. Nell'occasione Papa Giovanni Paolo II fu molto vicino alla mia scelta di dare la cittadinanza onoraria condannati a morte, di accogliere a Palermo un condannato a morte che veniva dalla Virginia, cioè l'unica città al mondo, come per ultimo desiderio condannato a morte, di sepoltura a Santa Maria di Gesù,
Giuseppe Odette, incontrato a morte da Virgilia a Richmond, per mandare un messaggio di cultura di vita, un messaggio cioè dei diritti, passaggio, non l'ambito giustizialista, scusatemi se personalizzo, però il giustizialista era un ruolo di un tempo non c'è più, ma che era necessario per liberare dal governo della mafia la città. Oggi occorre tenere conto della legge per i diritti. Troppe volte la legge viola i diritti. Perché dico questo? Perché io credo che il senso vero della Carta di Palermo, della Consulta delle Culture, è il fatto che a Palermo non c'è un assessore alla cultura, ma c'è un assessore alle culture, non è mai visto. È un modo per fare che cosa? È un modo per mandare un messaggio forte che fa riferimento al bisogno di fraternità. La fraternità finalmente si sta liberando, si può liberare. L'enciclica di Papa Francesco è un contributo straordinario a liberare l'ordine della fraternità dopo 200 anni in cui abbiamo assistito alla dialettica tra libertà e uguaglianza. Dobbiamo essere liberi, può essere uguali nelle posizioni concerte di destra. Dobbiamo essere uguali, può essere liberi nelle posizioni concerte di sinistra. La fraternità smonta questa contrapposizione, smonta questa dialettica del primato di un valore con l'altro e realizza le condizioni perché si possa finalmente vivere quella che è l'accoglienza. Non è caso, ho fatto insieme con il collega Simbo di Marsiglia, siamo promotori del riconoscimento dell'accoglienza come patrimonio immateriale dell'UNESCO. L'accoglienza, patrimonio immateriale. Tutto questo sta dentro la politica fraternitudine, come la leggo io, per come mi sembra di poterla leggere, sapendo che abbiamo da affrontare nel Mediterraneo, ma direi nel mondo, tre problemi. Abbiamo il nome di razza, identità di Dio. Troppo spesso ci separa il nome della razza. Per questo a Palermo abbiamo scelto di essere razzisti. Difendere l'unica razza che esiste, quello umano. Chi fa differenza tra le razze, ovviamente non aiuta la fraternità, certamente non aiuta l'accoglienza. Qualche volta per fare la causa la razza. Chi fa differenza tra le razze. Identità. Vogliamo nella dolce liberarci dalla legge del sangue? Vogliamo provare a dire che l'identità non deriva dal sangue dei genitori, ma deriva da una scelta di libertà? Pensate come cambia il mondo. Se io sono quello che scelgo di essere, anziché se non ho incontri con il sangue. Quanti di noi hanno provato l'identità in chi con lui ha fatto rapporti di sangue? Ma di noi aiutare questo percorso di scoperta di identità. Non è che la fraternità si costruisce dicendo che abbiamo una sola razza e 7 miliardi di identità, essendo un essere umano irripetibile e non assimilabile neanche al sangue di genitori. Un terzo aspetto riguarda Dio. Razza, identità, se Dio è uno, non possiamo dividerci per il nome che chiama Dio. Qualcuno arriva a Dio attraverso il Boulevard Allah, qualcuno ci arriva attraverso la piazza di Cristo, qualcuno ci arriva attraverso la via Yahweh, qualcuno ci arriva attraverso il sentiero della ragione, ma se Dio è uno. Questo è il messaggio che credo aiuta a fratelli tutti, aiuta a costruire quella cultura dell'accoglienza e mi porta a ricordare come troppe volte ci dimentichiamo della presenza della Madonna, la madre di Gesù, del Corano. Troppo spesso ignoriamo la sura 4 del Corano. Troppo spesso dimentichiamo che per i musulmani Gesù è un profeta, non l'ultimo come Maometto, ma un profeta. Riflettiamo prima di parlare di tolleranza e intolleranza, fermo Alessandro,
che questa città è una città nella quale si accendono le candele da Chanukka, ma le candele da Chanukka, questa ebraica ben nota, vengono accese da un imam, vengono accese dal sindaco, vengono accese da un vescovo o da un delegato del vescovo, ha dimenticato, vengono anche accese da un rabbino. C'era anche il rabbino in questa ebraica. Che cosa voglio dire? Che per noi ormai questo è diventata una vita, la ragione per la quale Fratelli Tutti è un'enciclica straordinariamente importante per la di Palermo, in un tempo terribile, nel quale purtroppo, quando questa enciclica venne pensata, eravamo in piena pandemia e si tentava di costruire di fronte alla logica delle chiusure per ragioni di sicurezza, la logica di apertura in nome della solidarietà. Quell'egoismo universale, quella solidarietà universale che stavano dietro, parole del Santo Padre. E purtroppo adesso viviamo un tempo difficile, perché la guerra in Ucraina sta distruggendo dimensioni universali dei temi. La crisi europea sta costruendo il blocco contrafforte. Stiamo tornando non più neanche alla guerra fredda, quando i blocchi contrapposti erano due, ma stiamo tornando al blocco contrapposto come criterio, a prescindere dal riferimento. Questo fa sì che l'enciclica di Papa Francesco, che costituiva sicuramente una forma di leadership, scusate, questa professione etica che andava al di là dei credenti, oggi rischia di essere una eccezione fastidiosa rispetto alla logica dei blocchi contrapposti, che è la conseguenza di questa guerra. E se in base ai blocchi contrapposti vivremo un processo di pace, perché ci sarà un processo di pace, ok? Sabato andremo insieme con la sindaca di Parigi per chiederci assieme con lei come è possibile, come amministrazione, come realtà locali, essere presenti in un processo di pace. La guerra finirà, ma fideremo il processo di pace, la logica dei blocchi contrapposti, o peggio ancora la speculazione sulla ricostruzione? Io credo che oggi, come non mai, Fratelli Tutti sia di straordinaria attualità, ancor più avere il suo cammino, oltre sicuramente, meno semplice di come era un anno fa, certamente meno semplice di come era prima che scoppiasse questa guerra in Ucraina. E con questo sentimento, con queste preoccupazioni, ma anche con questo ottimismo, con questa visione, sono molto grato per questo invito, chiedendo comprensione. Ci ho parlato molto, ma vorrei dire alla signora ambasciatrice, al signor cardinale, purtroppo voi avete avuto da prima informazioni sul mezzo dell'Italia. Qualcuno vi ha detto che noi non parliamo, come è là. Avete avuto la prova che c'è il signor di Palermo che parla troppo. Grazie. Quando abbiamo cercato di individuare la location dove svolgere il nostro convegno, abbiamo pensato alla facoltà teologica e la facoltà è stata subito disponibile e collaborativa per dare anche un contenuto accademico al nostro convenire. Allora diamo la parola al preside, padre Rosario Pistone. Mi avevano detto che parlare per ultimo era sempre una disdetta perché poi mi avrebbero rubato il pensiero. Nessuno mi ha rubato nulla, sono ben felice di aver ascoltato insieme a voi quello che è stato pronunciato, quindi mi si risparmia una notevole parte, per esempio i saluti alle autorità qui intervenute che ripeto di cuore senza menzionarle tutte di nuovo, sia le autorità sia i relatori che hanno accettato di dare vita a questo che non dovrebbe essere definito un evento quanto piuttosto, come abbiamo ascoltato, parte di un percorso che è nato già qualche anno fa, che è stato in qualche modo forse anche provvidenzialmente ritardato e che adesso trova un compimento, ma potrei dire solamente parziale, in vista di ulteriori sviluppi. Abbiamo sentito che questa è una sorta di sintesi
che viene consegnata come testimone da parte dell'ufficio regionale della conferenza episcopale siciliana al nuovo consiglio che succederà. E dunque è aperto lo spazio ancora per la collaborazione come sindacato. Detto ciò, vorrei rendere ancora un po' più esplicito quello che è stato già detto e ricordato. Il Gran Cancelliere menzionava il riferimento a un corso di laurea, Religioni e Culture, che è partito, questo è il primo anno accademico, in collaborazione, si tratta di un corso interateneo e internazionale, un corso di laurea congiunto, è il primo caso in Italia. Congiunto e internazionale perché? Perché sono in gioco, da una parte un'istituzione della Santa Sede, la Facoltà Teologica di Sicilia, e dall'altra l'Università di Palermo, insieme alla Fondazione per le Scienze Religiose di Palermo. È il primo corso di questo tipo. Lo Stato italiano ha già, per suo conto, nel proprio ordinamento, dei corsi di laurea in Scienze delle Religioni, ma questa è la prima volta in cui, con un programma speciale che mette a tema i tre grandi monoteismi del Mediterraneo, il corso prende proprio il nome di Religioni e Culture. E tra i relatori di questo convegno troverete diversi nomi che lavorano a questo esperimento pilota. Per dovere di cronaca, aggiungere che un corso simile partirà il prossimo anno accademico a Bologna, dalla Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna e l'Università di Modena. Ma detto ciò, perché dunque questo convegno insieme? Si potrebbe dire che questa è la prima uscita comune tra religioni e culture per un verso, la Conferenza Episcopale Siciliana dall'altra, con il suo servizio, con il suo ufficio per il dialogo interreligioso e per l'ecumenismo. La facoltà, per conto suo, come già il signor Morgato lo sa, dal 1996 ha un dipartimento di teologia della religione. Dunque siamo oltre l'identità, oltre la razza, oltre il problema di Dio. Dialogo. Prima ancora che il dialogo interreligioso, una ricerca specificamente teologica e un ampio qui in discorso. Mentre quello che ci vede oggi qui convenire insieme risponde ad un'esigenza che già abbiamo sentito declinata in Laudato Si, in Fratelli Tutti, e che poi è diventata, come dire, istituzionale, direttiva, nella grande Costituzione che regola l'istruzione cattolica, l'istruzione universitaria fornita dalla Santa Sede. È retta appunto da una Costituzione apostolica che ha per titolo Veritatis Caudium, la gioia della verità. Ora, lì, per la prima volta, in un modo palese, esplicito, il Papa che firma questo progetto enorme dell'istruzione cattolica superiore parla di multiculturalità e interdisciplinarità come un dato insostituibile. Bene, questo significa, sempre su richiesta di quella Costituzione, dunque legge delle istituzioni accademiche della Santa Sede, significa l'invito pressante a collaborare con altre istituzioni accademiche, tanto ecclesiastiche quanto civili. È quello che avviene qui, con Religioni e Culture, e per questo ringrazio ancora l'Università di Palermo, nella persona oggi del rettore Nigiri, che ci fa l'onore di essere presente, e tutti i colleghi, ringrazio ancora il professor D'Avenia, che è il coordinatore di questo corso di laurea magistrale, e tutti gli altri che non sono qui presenti. La richiesta alle istituzioni ecclesiastiche universitarie di collaborazione è fondamentale in questa prospettiva del Papa, che vediamo va a unirsi a questa richiesta di fraternità assoluta, aperta, ma questa ha bisogno di essere sorretta davvero da progetti di ricerca che poi diventino. Non mi dilungo su altro, avete sotto gli occhi il programma di questi due giorni, c'è in apertura, lo scorro brevemente insieme a voi, come dire, una sorta di riflessione, potremmo dire, teoretica, che viene
affidata al professore Massimo Naro, anche lui fa parte del corso di religioni e culture e al tempo stesso è docente ormai da moltissimi anni di questa facoltà, ma anche dal professore Fabrizio D'Avenia, che è uno storico del cristianesimo. Il titolo della sua relazione, La fine della coscienza storica, altro non è che la ripresa di un paragrafo di Fratelli Tutti, che sentiremo sarà articolata con un altro paragrafo della stessa enciclica, nell'ottica di uno storico del cristianesimo, che riguarda la memoria. E poi ancora tutti gli interventi che abbiamo già sentito in qualche modo menzionati, vale a dire come si vive nella vita di un paese a maggioranza musulmana, questa enciclica di Papa Francesco. E ancora le osservazioni di una docente diplomatica musulmana, l'ambasciatrice, professoressa Rajaya Nasheed Makhoui, che ringrazio ancora per la presenza e che ascolteremo con grande interesse, e poi tutti gli altri approfondimenti. Vorrei che voi faceste attenzione all'attività di queste persone, di questi relatori. La dottoressa Francesca Di Giovanni è sottosegretario per il settore multilaterale della sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato della Santa Sede. Dunque un osservatorio privilegiato, un campo d'azione specifico, così come ancora Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Perego, il Presidente della Commissione dei Vescovi Italiani per le Migrazioni, e ancora a seguire. Non vi stupia, per esempio, che il professor Marcello Di Tora, che guiderà i laboratori, i workshop che avremo di seguito, è dall'inizio direttore del nostro Dipartimento di Teologia delle Religioni, ed è un esperto di islamistica, e dunque la sua collaborazione è particolarmente importante. Abbiamo con noi anche il professore Laurent Basanese, che è il fondatore del Centro di Studi Interreligiosi presso l'Università Gregoriana, e tra l'altro ufficiale del Pontificio Consiglio tra poco di Castero per il dialogo interreligioso della Santa Sede. Anche questi osservatori tutti privilegiati. Come pure di rilievo è la presenza del professor Adnan Mokrani, che è un teologo musulmano, docente dunque nel corso di religioni e culture, ma anche docente presso l'Università Gregoriana, e ancora senior fellow della Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna. Perché ripasso in ordine tutti questi nomi? Per indicare che la prospettiva con cui si guarda in questo convento Fratelli di Tutti è davvero multiculturale, interdisciplinare e desiderosa di avere l'apporto di altri punti di vista. Insomma, che non siano soltanto codici o dei lavori a commentare, a sviscerare, ma che ci sia l'apporto di altre sensibilità, altre culture che in qualche modo sono interpellate, perché è indirizzata a tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Detto questo, ringrazio ancora Sua Eccellenza Monsignor Mogabelo, a quale siamo legati vincoli di conoscenza e di amicizia trentennali o quasi. Arrivai qui giovanissimo nel 93 e Sua Eccellenza era all'epoca vicepresidente. Mi diceva all'inizio che ha passato qui 27 anni e io fra poco ho 30 anni in questa facoltà, quindi insomma ci siamo cresciuti, lui no, ma io sì, invecchiato qui sicuramente. Lui, come vedete, è sempre giovane, ma c'è scibile straordinariamente più in parte, scherzi a parte, simpatia a parte. Lo ringraziamo davvero per la progettazione di questo convegno, e poi, ripeto ancora una volta, ha preso, come dire, un respiro un po' più ampio, inserendosi in un contesto che diventa accademico, in un contesto che diventa più che cittadino, perché lo era già più che cittadino, più che regionale, aprendosi ad una dimensione di ricerca scientifica come può essere quella di un'istituzione accademica. Grazie ancora a tutti per la presenza e buon lavoro.
abbiamo un po' riprogramma, una gradita presenza invece di Don Giuliano Savina, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Dialogo Religioso della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi lo invitiamo solo per dare un saluto. Io in realtà sono venuto qua come uditore, quindi ti ringrazio tantissimo di questo. Qual è il microfono? Quello... Questo qui? Sì, sì. Ti ringrazio tantissimo per l'opportunità che mi è data di rivolgere i saluti. Capisco che questo è un momento sintetico. I momenti sintetici sono profondamente delicati, perché devono avere la capacità di tenere insieme la complessità. È un momento sintetico, è un momento di passaggio, è un momento dove il senso è chiamato nelle libertà a diventare consenso, perché nell'esercizio del consenso si possa dare l'esperienza storica che si dà nella societas. Quindi ho capito, se non ho colto bene, che questo convegno porta anche delle novità, e quindi le esperienze inedite per quello che riguarda la nostra esperienza cristiana vuole dire che custodisce dei processi di resurrezione, e quindi siamo chiamati a declinare questi processi lì dove li stiamo vivendo. Nel quinquennio del magistero di Monsignor Mogavero, per quello che riguarda l'esercizio dell'ecumenismo e il dialogo, è accaduto un processo importante per quello che riguarda l'ecumenismo e il dialogo italiano. Il processo è che nelle regioni ecclesiastiche sono state istituite quelle che noi chiamiamo le equipe regionali per l'ecumenismo e il dialogo, presiedute dal vescovo delegato, qui nella fascistesima di Monsignor Mogavero, coadiuvato dall'incaricato regionale che coordina i referenti di area. Se l'ecumenismo dal Concilio Vaticano II ad oggi ha rischiato di proiettarsi semplicemente ed unicamente con le relazioni con gli ecumenici e gli interreligiosi, ha poco lavorato per la formazione della nostra gente. L'augurio nella regione Sicilia è quello che l'ecumenismo possa innervarsi nella storia delle nostre comunità. Grazie.